Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Matt di P10, che è un video un po' diverso dal solito perché oggi inizia questa piccola nuova rubrica dedicata a tutti quei grandissimi simpaticoni degli anti-juventini che ogni settimana si divertono sulle loro tastiere a pigiare i tasti e a dire puttanate dalla mattina alla sera, che si chiama questa piccola rubrica Rosicolandia, perché io immagino che tutte queste persone vivano all'interno di un paese in cui, immaginario ovviamente, in cui stanno lì a rosicare i tronchi come castori mentre guardano le nostre partite. Quindi siamo qui per parlare dell'episodio dubbio di Juventus, di Udinese Juventus, l'episodio che ha fatto alzare dalla sedia tutti, perché in Italia voi sapete che se può essere assassino, stupratore, puoi essere persino un serial killer che fa pezzi le donne, ma l'importante è che tu non sia juventino, perché se sei juventino vai condannato a prescindere. Detto questo, su che cosa si sono lamentati ieri gli anti-juventini? Si sono lamentati per dire del gol di Ronaldo? No, perché il gol di Ronaldo è una fucilata arrivata sul secondo palo. Si sono lamentati su Bonucci che ha fatto qualcosa con l'altro? No, non si sono lamentati su quello. Si sono andati a lamentare sull'unica cosa su cui effettivamente non avrebbero potuto lamentarsi mai, cioè il primo gol. Perché? Perché secondo molti anti-juventini il primo gol, la posizione di Cancelo al momento in cui Dybala gli passa la palla, se non sbaglio è Dybala, altrimenti nei commenti correggetemi, non mi offendo, nel momento in cui Dybala passa la palla, Cancelo, per questi geniacci incompresi, sarebbe in fuorigioco. Lo so quello che dite voi, Matt, ma com'è possibile? Sky ha messo tranquillamente le immagini del fuorigioco in cui si vede chiaramente che il secondo difensore dell'Udinese, quello sul secondo palo, tiene in gioco Cancelo di almeno 3-4 metri. Come puoi pensare una cosa del genere? Eppure, ragazzi, su Twitter, sui social network, in generale, sotto i commenti delle pagine Facebook, c'è gente che semplicemente ha preso la fotografia, l'ha messa su Photoshop, ha fatto un fotomontaggio e tranquillamente spaccia la sua immagine in cui si vede Cancelo al di là della linea come reale, discutendo come Sky sia corrotto e quindi di conseguenza abbia fatto sì che le immagini apparissero in modo che Cancelo fosse in posizione regolare. Insomma, ragazzi, siamo a livello veramente degli ospedali psichiatrici, nel senso, io posso capire perfettamente che voi, non tifando Juventus, abbiate giustamente antipatia nei confronti del tifo bianconero, abbiate antipatia nei confronti dei giocatori bianconeri, manco avessero stuprato il cane, ma la cosa fondamentale è non perdere mai il lume della ragione. Invece a me sembra che queste persone il lume della ragione l'abbiano veramente perso. Quindi, dopo avervi messo al corrente di questa grandissima cosa straordinaria di cui immagino sentavate l'esigenza, io vi saluto e vi auguro una buona vomitata del cenone del 90, perché queste cose qui veramente mi fanno venire voglia di smettere di seguire il calcio. Hola!